Buongiorno a tutti, sono Mattia Casanova e benvenuti a questo webinar dove parleremo di microscopia, microscopio, il microscopio AirSight per l'analisi delle microplastiche. Chi ci segue e ha seguito dei webinar con noi sa che iniziamo sempre il webinar con alcune con alcune informazioni che riguardano Shimazu Corporation. Io in particolare solitamente mi piace parlare della cultura giapponese e di casa madre, che in questo caso è arrivata in Italia alla Milano Week Design con uno stand di oltre 200 metri quadri per partecipare appunto alla Milano Week Design. Con un'installazione e vedete alcuni aspetti di questa installazione che è stata visitata da migliaia di persone. Tutto questo in Drop City ed è rimasta una settimana fino a domenica. Che cosa ha voluto portare la Corporation con questa installazione? Ha voluto portare una sinergia tra scienza e design, quindi ha fatto vedere qual è il connubio tra gli strumenti analitici, tra quello che è la scienza che noi vediamo da un punto di vista chimico analitico oppure di analisi fisiche e oggetti che fanno parte della realtà quotidiana e che spesso ci si dimentica quanto lavoro sullo studio dei materiali c'è in tutti gli oggetti che ci circondano. Quindi, questo progetto di nome Wonder Powder è stato realizzato da uno studio di architettura, WePlus, e ora vedremo alcune delle installazioni che erano presenti all'interno dello stand. Tutte queste installazioni che vedete hanno i materiali, sono stati caratterizzati con nostra struttura. Le polveri sono state analizzate attraverso un EDX e attraverso dei granulometri Shimazu perché per realizzare queste opere d'arte dovevano avere delle caratteristiche di granulometria e di composizione veramente, veramente ottimizzate e molto accurate. Anche l'acqua che è stata utilizzata per realizzare queste installazioni è l'acqua di Tokyo perché aveva delle caratteristiche che rendevano uniche appunto queste installazioni e queste forme e colori che sono state date. E sempre nel contesto appunto del fuorisalone, questo stand ha ricevuto una nomination e una menzione speciale come uno degli eventi del fuorisalone, quindi è stato menzionato nei Fuorisalone Awards 2024, come potete vedere. Arriviamo alla giornata di oggi, quindi oggi parleremo di microplastiche, dove si trovano, che cosa sono, faremo una panoramica del nuovo contesto normativo che è uscito nel 2024, da pochissimo. Parleremo di hardware, di microscopia, del microscopio chiamato AirSight che vi presenteranno i colleghi e della sfida che serve per misurare queste microplastiche in ambito ambientale. Qui con me ci sono il dottor Andrea D'Alessandro, che è il product specialist della linea di Shimazu Italia, e il dottore Davide Pasina, che è il coordinatore del servizio del Nord Italia. Quindi passo la parola ai colleghi, auguro a tutti un buon proseguimento e prima di passare la parola vi ricordo che abbiamo una dashboard interattiva con cui è possibile effettuare delle domande che verranno lette al termine della presentazione e quindi potete, utilizzando quella dashboard che trovate, o domande, vi risponderemo e vi ricordo che alla fine della presentazione vi verrà rilasciato un attestato, tutti i materiali e quindi buon proseguimento e lascio la parola ai colleghi.
Allora, grazie Mattia per l'introduzione. Adesso parliamo di nuovo strumento innovativo di Shimazu per quanto riguarda l'analisi delle microplastiche. Allora, mi presento, sono D'Alessandro Andrea e sono Product Specialist della linea. Come le microplastiche. Scusate. Come sappiamo, le microplastiche sono un grosso problema a livello globale, tanto da focalizzare l'attenzione dei media e dei ricercatori non solo per i rischi ambientali che hanno queste microparticelle, ma anche per i rischi sulla salute umana e animale. Nel 2024, la Commissione europea, precisamente a marzo, ha rilasciato un allegato per quanto riguarda l'analisi delle acque destinate al consumo umano, quindi implementa una metodologia per andare a misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano. Cosa prevede la norma? La norma prevede che queste microplastiche vengano analizzate attraverso uno o più di questi strumenti, quindi spettroscopia Raman, spettroscopia infrarossa, microspettroscopia infrarossa trasformata di Fourier, quindi microFTR, micro Raman, o microscopia IR a laser a cascata quantica. Con questi strumenti noi andiamo a qualificare i polimeri che identifichiamo, quindi come polimeri primari, per esempio polistirene, polietilene, polivinil cloruro e una lista di polimeri che sono indicati sulla norma, come polimeri secondari, quindi polimeri sintetici, leghe di polimeri come potrebbero essere polimeri di origine naturale e sintetici, polimeri naturali come potrebbero essere per esempio la cellulosa e successivamente altre microparticelle come per esempio parti inorganiche o comunque particelle non identificabili ma vanno comunque segnalate all'interno del nostro campionamento. Oltre alla qualificazione, la norma prevede una qualificazione per dimensione. Quindi necessitiamo la misura del diametro sferico equivalente delle microplastiche, delle microparticelle acquisite attraverso un'immagine ottica con obiettivi di almeno 4 per di un grande. Cosa propone Shimazu per venire incontro alle esigenze del cliente? Shimazu propone uno strumento che utilizza entrambe le tecniche, quindi una tecnica IR e una tecnica Raman. Su uno stesso strumento, in questa immagine si può osservare un nostro FTIR tradizionale che funge in questo caso da sorgente, quindi la sorgente proviene dalla May Unit, viene trasportata all'interno del microscopio che è il compartimento in questa immagine e viene letto da un detector. Beh, IR posizionato all'interno della testa del microscopio nella parte nera. Invece, per quanto riguarda la parte Raman, i laser e il detector sono posizionati nella testa dove trova nella parte bianca dello strumento. Quali sono i vantaggi di questa accoppiata? Quindi, i vantaggi sono la possibilità di ottenere i Raman e IR senza movimentare il campione. Noi possiamo andare ad analizzare i campioni mettendoli sotto il microscopio una volta e andare ad analizzare, a ottenere informazioni dallo stesso punto, semplicemente passando da una tecnica all'altra con un clic del software. Quindi otteniamo delle informazioni complete con un solo strumento, ricordandoci che la tecnica IR e la tecnica Raman non sono in competizione tra di loro, ma sono due tecniche che vanno appunto di pari passo in modo tale da permetterci informazioni complete sui nostri campioni. Parlando dello strumento, andando un po' nello specifico dello strumento. Allora, lo strumento viene configurato con una fotocamera grandangolare per eseguire immagini ottiche su aree da 10x13 mm. Quando invece passiamo sull'analisi micro IR, ci spostiamo con il revolver e utilizzeremo una fotocamera con ingrandimento da 15x,
per analizzare aree da 30 per 40 micrometri. Quando poi invece parleremo e utilizzeremo la tecnica Raman, come vedete come vedete nelle immagini, si utilizzano questi tipi di colorati in argento, che sono obiettivi da 50 e 100 per ottenere un ingrandimento maggiore. Quindi le aree che fotografa la fotocamera da 50x vanno da 15x20 micrometri, e le aree che fotografa la fotocamera da 100x sono aree da 7,5x10 micrometri. Come è composto lo strumento? Quindi noi abbiamo una sorgente IR ceramica ad alta energia che, come abbiamo detto, proviene dalla main unit che è posizionata sulla sinistra. Lo strumento per fare invece l'analisi Raman utilizza due laser, uno a 532 nanometri, che è il laser più di facile utilizzo, poi vedremo come e perché è di facile utilizzo, e il laser a 785, che è un laser atto a eliminare le fluorescenze. I detector, per quanto riguarda lo strumento, sono il T2SL, che va a sostituire il vecchio MCT a mercurio, green, quindi Shimazu strizza l'occhio comunque al green per quanto riguarda anche la costruzione degli strumenti. Come il vecchio MCT, necessita anche questo di azoto liquido, e il suo range di lavoro va da 5.000 a 700 cm alla minuta. Molti clienti richiedono anche un secondo detector IR, quindi il detector TGS, perché non necessita di azoto liquido. Questo detector sposta il suo range di lavoro lavorerà, quindi porterà lo strumento a lavorare da 4.600 cm all'ominuno a 400 cm all'ominuno. Per quanto riguarda invece il detector Raman, è un detector CCD, e i suoi range di lavoro variano in funzione del laser che si utilizza. Per il laser rosso a 532 si utilizza il 4000, il range di lavoro sarà da 4150. Per il laser a 785 nanometri il range di lavoro si accorcerà di un pochino e sarà da 3200 a 150 cm alla minuta. Il software è una delle parti importanti degli strumenti, e in questo caso l'acquisizione degli spettri, ma anche per andare a fare delle valutazioni sulle. Qua si può vedere un'immagine ottica di una microparticella, in questo caso è una microplastica, a cui è stato tracciato il suo diametro, e la lunghezza è di 33 micrometri, come si può vedere nelle immagini. Questo appunto permette di poi calcolare il diametro sferico equivalente. Possiamo ottenere spettri dalle particelle che noi acquisiamo attraverso immagini ottiche, fino a particelle che sono grandi fino a 5 micrometri. Quindi abbiamo con questo strumento un range molto ampio che va di 10 mm a 5 micrometri per ottenere informazioni qualitative su che andremo a visualizzare. Molto spesso andare a eseguire le analisi, a acquisire delle immagini ottiche da una microscopia diciamo, è un po' una sfida. Shimazu ci aiuta sotto questo punto di vista, dando la possibilità di utilizzare una qualità del software, che è quella di rilevare i punti analitici di interesse attraverso un algoritmo speciale sviluppato da Shimazu. Quindi il software ci fornisce in modo semplice ed intuitivo le zone dove dovremmo, ci suggerisce le zone dove dovremmo andare a analizzare i nostri campioni. Una delle ultime qualità del nostro software è appunto un opzionale che molti clienti ci richiedono, è appunto quello della mappatura, le mappature del filtro. È possibile attraverso il software
andare a selezionare dei punti, delle linee o delle aree che il software analizzerà automaticamente in modo semplice, per poi rifornirci un'immagine, una mappatura chimica del nostro filtro, del nostro campione che abbiamo posto sotto il microscopio, costruendo un'immagine, come potete vedere nell'immagine a destra, dove il colore si riferisce tutto allo stesso spettro. La parte blu ha tutto lo stesso spettro, la parte rossa ha tutta uno stesso spettro uguale. Quindi si fa vedere dove il campione va a cambiare lo spettro e ci fornisce un'immagine chimica del nostro campione, una mappatura chimica del nostro campione. Bene, a questo punto dobbiamo parlare anche di riconoscimenti. Quindi Shimazu dà tutti i suoi R delle librerie con 12.000 spettri, contenenti spettri di polimeri, che sono ovviamente l'argomento principale, comunque pesticidi, reagenti generali, sostanze inorganiche e farmaceutiche. Shimazu si ritrova anche a. Dà anche la possibilità di acquistare due librerie speciali sviluppate direttamente da Shimazu attraverso dei dati empirici, che sono librerie che riguardano le plastiche danneggiate da trattamenti termici o le plastiche danneggiate da raggio V. Molto spesso sappiamo che l'identificazione delle microplastiche, magari presenti in ambiente, è molto complicata perché le microplastiche appunto vengono danneggiate da questi raggi, da questi trattamenti, e essendo l'identificazione molto complessa, molto spesso gli strumenti non riescono a identificare queste microplastiche. Attraverso l'utilizzo di queste librerie è possibile l'identificazione di questi tipi di microplastiche danneggiate. Ovviamente c'è anche la possibilità di acquistare librerie esterne, per esempio dall'ST Japan, sia per l'IR che per la parte RAM. Arriviamo al tema caldo di questa presentazione, quindi come si può campionare, o comunque come proponiamo noi di campionare, i sottoporre al microscopio. La normativa prevede e richiede obbligatoriamente una coppia di filtri da 100 micrometri e da 20 micrometri collegati in serie. Ovviamente questi filtri utilizzabili possono essere o filtri destinati già alla microscopia, quindi poi vedremo nello specifico i suggerimenti che abbiamo, oppure filtri di altro tipo, per esempio se abbiamo questa coppia di filtri collegata ad un impianto. Possiamo poi estrarre il raccolto da questi filtri e per poi essere trasferiti e trasportati su un supporto adeguato per l'analisi in microscopia. Come trasportiamo questi filtri? Quindi la condizione necessaria e logica è quella di eseguire un lavaggio in controflusso in modo tale da raccogliere le microplastiche attraverso un solvente acquoso, quindi dell'acqua va benissimo. Andare a raccoglierle e successivamente andarle a filtrare. L'acqua raccolta contenente le microplastiche, la normativa non vieta l'utilizzo di trattamenti enzimatici chimici, soluzioni saline per aiutare la separazione, quindi aumentare la separazione ionica attraverso soluzioni saline o comunque una separazione meccanica attraverso centrifuga. Filtri più comuni. Bene, siamo arrivati al punto in cui abbiamo la soluzione contenente le nostre microplastiche e dobbiamo preparare il filtro o comunque il supporto da mettere sotto il microscopio. Il filtro più comune è quello, uno dei primi ad essere stato usato, il filtro in PTFE, quindi un filtro buono per la trasmissione in micro IR. È stato riscontrato che questi filtri possono rilasciare le microplastiche all'interno del campione, quindi o si valuta bene il tipo di filtro in PTFE dal produttore, oppure bisognerebbe pensare per una soluzione migliore. Il silicio è un altro ottimo filtro per e Raman, però il filtro in silicio generalmente è di forma quadrata, quindi è difficile
trovare un supporto che possa allocare questo filtro durante la filtrazione, per esempio su Buchner, per i nostri campioni da mettere sotto il microscopio. Altro filtro che i clienti usano è il policarbonato rivestito d'oro per analisi in riflessione microRaman. Il pro è che ha una superficie altamente riflettente, il che può causare interferenza con una superficie altamente riflettente, quindi potrebbe accendere. Un altro contro è che, essendo rivestito d'oro, il filtro diciamo che risulta essere abbastanza costoso. Quello che noi generalmente proponiamo, o comunque abbiamo valutato essere un'ottima soluzione per quella preparazione, sono i filtri in alluminio ossido e i filtri in polistirene rivestiti d'alluminio. I filtri in alluminio ossido per l'analisi in trasmissione di Raman vanno benissimo, non sono neanche filtri così. I filtri di poliestere rivestiti d'alluminio, se vogliamo invece eseguire analisi di riflettanza di Raman, sono i filtri migliori. Oltretutto possiamo usare il background del filtro perché l'alluminio comunque riflette abbastanza e possiamo usare come background per la riflettanza direttamente il filtro. Lascio la parola a Davide, che lascio la parola a Davide, che adesso presenterà la parte riguardante il software e l'analisi per quanto riguarda il microscopio, facendo vedere un breve video dove appunto verrà mostrato come viene impostato il software per eseguire l'analisi. Pronto? Sì, buongiorno a tutti, mi presento, sono Davide Pasina, sono il coordinatore del service per il Nord Italia e oggi sono lieto di presentarvi il software di Shimazu, di gestione del microscopio IR, Raman, perché oggi diciamo che le grosse sviluppi si hanno sotto l'aspetto software, quindi avere un software semplice, facile da utilizzare, che ci permetta di eseguire l'analisi facilmente è dove oggi stiamo lavorando sempre di più per migliorare questa parte, diciamo una parte che agevola quella che è l'analisi in laboratorio. Per farvi capire il funzionamento, diciamo, del nostro software, ho pensato che non c'è miglior cosa che andare a vedere un video. Poi guardate il video, durante il video l'operatrice vi farà vedere tutte le funzionalità del software, come si imposta. Nella prima parte, nella parte numero 1, l'analisi sarà un'analisi FTR. Poi andremo a commentare insieme l'analisi che è fatta dall'operatrice. E poi passiamo alla visione della gestione, diciamo, del campione e l'analisi mediante tecnica Raman e andremo a analizzare nel dettaglio anche quella che è l'analisi Raman. La spiegazione dei software oggi è oggetto di formazione da parte dei tecnici, quindi del service. Per questo motivo il tecnico ci, o l'assistenza tecnica di Shimazu è formata e preparata nella familiarizzazione all'utilizzo dei software e all'analisi dei campioni. Adesso Andrea fa partire il video. Hi, my name is Lauren Ostapovich, and I'm the Molecular Spectroscopy Product Specialist here at Shimazu Scientific Instruments. In this video, I'll be demonstrating how to analyze and identify microplastics with Shimazu's newest infrared Raman microscope, the AirSight. Before we dive into the microplastic analysis, I first need to cool the microscope detector with liquid nitrogen, power on the FTIR bench, and power on the AirSight.
For more information on this process, please see my previous AirSites best practice video on our YouTube channel. Once the FTIR bench and microscope are turned on and the detector is chilled, I can open the AM Solution Measurement Software program, first ensuring there's no sample on the stage. Then connect and initialize the microscope by clicking the disconnect button. Then a ready green button notifies me that the microscope is ready to start collecting data. Let's start by selecting the orange IR button at the top of the screen to start the IR measurement process. I like to click eject sample whenever I place a sample on the stage because this lowers the stage and rotates the objectives out of the way. Microplastics will most likely be stuck to the filter that was used during preparation. After thoroughly drying the filter, it can simply be placed on the sample stage. I have the filter secured to a mirror to ensure the sample is flat and increase reflection back to the detector. Since the filters are generally not transparent in the infrared region, reflection mode will be a good option to start with. Select reflection measurement mode from the drop-down list. Moving one tile down under the parameter settings, we need to select a few more FTIR measurement settings. Middle resolution of 8 centimeters inverse is standard for an FTIR microscope, and that's what I'll use here. 100 scans is a good place to start and will require about 2 minutes for acquisition. The measurement mode choice is a personal preference because it's simply a math equation to convert between them. I prefer viewing absorbance data, so that's what I'm going to use for this demo. A wave number range of 700 to 4000 centimeters inverse is standard for a T2SL detector, and there's no reason to adjust it. Now that all of our FTIR parameters are ready to go, I need to find some interesting spots to measure. First, I select the wide field camera from the objectives drop-down list and use the Z height adjustment to focus on the sample and get a clear image. This is looking pretty good. Can you see any microplastics yet? With a focused image, I can scan in the X and Y directions to find an area of interest. I can also double-click anywhere on the active image and bring that to the center of the microscope area. I'm pretty happy with this, and the image clarity and location look good. So now I can click Photograph One Image to capture this active image and bring it down to the lower tile as a reference point. With the wide field image saved as a reference, I'll go back to the objectives drop-down list and select 15 times reflection objective from that drop-down list. The objectives above the sample are now revolving to bring the 15 times magnification camera and the IR beam into use. Slight adjustment of the Z height is needed to refocus to the focal point of this new camera, and the X and Y positions of the camera overlap perfectly, but the Z height focus differs slightly. To make our lives easier, this purple box in the wide field camera is the current location of the 15 times magnification image above in the upper active tile. Double clicking anywhere on this captured wide field camera image will automatically bring the 15 times magnification camera objective to that location. Using the wide field camera image as a guide, I'm going to use the X and Y arrows to scan the 15 times objective to find some microplastics of interest. Here's a nice example. It's a good idea to do some fine adjusting in the Z height to really bring the focus to the top of the sample and optimize the IR beam path. This looks nice. So I'll click Photograph One Image again to capture the magnified image at that location. And notice how this image is overlaid on the wide field image. Now that we have nice microscope images of microplastics, it is time to start to set a few more IR parameters. Select measurement type from the Register Measurement Points menu. I'm going to select point for this example to look at each microplastic independently. If you do not have the optional mapping software, line and area will not be available. Next, I need to select the aperture size. I'm going to start with 50 by 50 microns, but this can easily be adjusted later. Simply click on the spot you want to measure with the IR microscope. How about this one right here? And the blue aperture box will appear with the flag numbered 1. The aperture size doesn't quite match up with this microplastic bead, so let me adjust the boundary and orientation to capture as much of the microplastic without sampling the surrounding filter. The X, Y, Z, and aperture size are all saved with this registered point. Now I'm going to repeat this location selection process for a few more interesting spots. Now that we registered our sampling locations, it is time to register our background location. I'm going to scan away from the microplastics and pick a clean part of the filter. The Z height focus needs a little touching up
because the filter is below the microplastics. Since the aperture sizes and orientations of the sample measurements are all different, I need to measure the background every time with a corresponding background aperture. Lucky for us, AM Solution software knows that. And when I click registration and drop the background flag on the image, it automatically creates a matching background aperture for each sample measurement aperture. The last step in the FTIR measurement setup is selecting what to name the data and where to save it. I like to check this auto increment box so the data is saved with an ascending number at the end of the file name. Now that all of the images are captured and the points are registered for the FTIR microscope, I can click the green sample scan button at the bottom and the AirSight will automatically move to each point and collect FTIR data. Perfetto. Adesso avete visto tutti il video, mi sembra che sia stata molto chiara nello spiegare le varie funzionalità del software, quindi un software molto semplice che con un flusso sulla parte sinistra, un flusso dall'alto verso il basso, uno imposta tutti i parametri strumentali, seleziona, mette a fuoco il campione, seleziona quella che è l'area di analisi e poi si mette a fare quella che è l'analisi FTIR vera e propria, e quindi l'ottenimento di quello che è uno spettro. Nella slide che vi sto facendo vedere andiamo adesso a vedere nel dettaglio, poi una volta ottenuto uno spettro FTIR, della, come andare a identificarla e riconoscerla. Quindi nella foto a sinistra vedete l'immagine della microplastica, è una microplastica reale su filtro, con l'obiettivo ottico a 15x abbiamo ottenuto questa immagine. Impostiamo i parametri e si ottiene dopo un'analisi FTIR lo spettro che trovate sulla parte destra della slide. Ok, perfetto. Una volta ottenuto lo spettro si apre la parte del software per il riconoscimento dello spettro IR, quindi seleziono punto numero 1, lo spettro di mio interesse, molto comodo, come potete vedere nel riquadro, in rosso gli spettri R, in blu gli spettri Raman. Quindi già qua io so subito se ho a che fare con lo spettro IR o lo spettro Raman. È chiaro che poi uno basta vederne uno spettro per capire se è IR o Raman, però già il software vi fa capire la tipologia dello spettro. L'immagine al centro, vado su a selezionare sul 2, numero 2 nella funzione search, numero 3 vado a impostare quelle che sono le librerie di mio interesse. La macchina ha delle librerie all'interno, come ha detto anticipato Andrea prima, 12.000 spettri IR e una serie di spettri anche per l'analisi Raman. Io posso selezionare o deselezionare le librerie di mio interesse, che possono essere quelle di Shimazu, quelle comprate da fornitori terzi o quelle fatte da voi da voi tempo. Molto utile una libreria sviluppata da Shimazu recentemente dedicata all'analisi, che è la libreria per le plastiche degradate, perché sì, una plastica ha uno spettro IR, ma lo spettro IR muta quando la plastica degrada, come degrada una plastica per raggi UV, per frizione, per esposizione a quello che è l'ambiente, e degradando la plastica muta lo spettro infrarosso. Quindi abbiamo sviluppato una libreria dedicata alle plastiche degradate per ottimizzare proprio quella che è il riconoscimento delle plastiche e delle microplastiche. Dopo aver selezionato al punto 3 le librerie di mio interesse, clicco su Search 4 e la macchina, il software, al punto 5 ci propone lo spettro in nero, quindi il mio spettro ottenuto, lo spettro in rosso, lo spettro del polimero, in questo caso, che matcha di più con lo spettro di mio interesse. E sotto, nel riquadro rosso, noi possiamo andare a vedere qual è la plastica, quindi stiamo parlando di polistirene, ha uno score, quindi un indice di matching di 810 su 1000, quindi 81%. Poi io posso andare a selezionare anche quella con uno score più basso per vedere poi
andare a interpretare quello che è il confronto tra il mio spettro e quello presente in libreria. Perché sì, l'ha fatto un software, lo score è alto, però comunque il lato di interpretazione da parte del laboratorista è sempre fondamentale. Ho le mie microplastiche, voglio sapere le loro dimensioni. Posso misurarle? Assolutamente sì. Nel software è presente una funzione per andare a misurare le dimensioni della microplastica. In questo caso abbiamo provato a misurarla. Con un semplice clic del mouse, quindi trascino da punto A a punto B il mio segmento e lui mi dà le dimensioni della microplastica. Quindi in questo caso la microplastica era lunga 170 micron e larga 103 micron. Quindi poi posso andare a ottenere un report, quindi stampare questa analisi. Quindi per andare a dimensionare quelle che sono le mie microplastiche. Quindi questo è il flusso di lavoro per andare a ottenere un'analisi FTR sulla microplastica. Adesso sulla stessa microplastica voglio andare a fare un'analisi Raman. Se io non ho all'interno dello stesso strumento un Raman, devo staccare il campione, portarlo al microscopio Raman, rimettere a fuoco ricentrare la parte, rimetterla a fuoco, rifare una mappatura, reimpostare i parametri ed effettuare un'analisi Raman. Con lo strumento di Shimazu, io con un semplice clic switcho il software nella funzione Raman e mi metto a fare quella che è l'analisi Raman. Prima di andare a vederla nel dettaglio, andiamo anche in questo caso a vedere un video dimostrativo su come si fa un'analisi e come si impostano i parametri per fare un'analisi Raman. Now that we have the FTIR microscope settings and sampling position set, we can move on to the Raman mode. Simply click on the blue tab at the top of the window to switch to those Raman settings. Similar to the FTIR measurement settings, the AM Solution software intuitively places the parameter settings in an easy-to-follow order. Notice how our sampling locations transferred over to the Raman microscope. We don't have to hunt for them again. I can simply double-click on each point to jump to each microplastic bead of interest. I know I'm only going to be using the 532 nanometer laser for these microplastic samples, so I will just turn that one on and select it. I will also switch to the 50x objective lens. This will rotate the revolver and bring the Raman camera above the sample. In this case, there is no reason to go back to the wide field camera because we can use that image as a reference here too. Now the camera image tile is the live 50x objective camera, and I need to adjust the Z height slightly to bring the camera into focus. Next, I have to select the appropriate neutral density filter to get a nice Raman spectrum without damaging the sample. I'll start with a low percentage and decrease the dimming rate if needed. Stepping down to the parameter settings tile, I need to set the number of scans. 50 scans is a good starting point for microplastics. If the data looks a little noisy, we can always increase this later. Next is to set the wave number range. The wave number range for a 532 nanometer laser is 150 to 4000 centimeters inverse, so I will use that whole range. An exposure time of 1 second is a good starting place for microplastics. I need to first close the light shielding cover by pressing up on the shield until it clicks. The last step in the Raman measurement setup is selecting what to name the data file and where to save it. I like to check this auto increment box so the data is saved with an ascending number at the end of the file name. Now that all of the images are captured and points are registered for the Raman microscope, I can click the green sample scan button at the bottom and the AirSight will automatically move to each point and collect Raman data. As soon as the first spectrum is collected, the AM Solution Analysis software will open automatically and populate with that data. Here is where you have some options to correct, analyze, library search your data, and determine lengths of particles. Thank you for joining me on this demonstration of analyzing microplastics with Shimatsu's newest infrared Raman microscope, the AirSight. If you'd like more information about this instrument, please visit us at ssi.shimatsu.com.
Excellence in Science, Shimazu. Perfetto, siamo tornati. Mi avete visto come l'operatrice ha impostato il Raman, quindi ha selezionato uno dei due laser, ha impostato la potenza per andare a ottenere quella che è uno spettro Raman. Stessa microplastica che avete visto prima, nella slide a sinistra, nella foto a sinistra, quindi la foto ottenuta mediante l'obiettivo a 50x Raman, perché il 15x lavora su PTR e invece il 50x o il 100x per fare quella che è l'analisi Raman. A destra, quindi dopo aver impostato i parametri, ottengo due spettri, li vedete nella parte di destra di questa slide. Sono due spettri della stessa microplastica, quindi dello stesso punto, ma ottenuti con due laser differenti, quindi in rosso mediante il 532 nanometri e invece in verde il laser a 785. Come potete vedere c'è una differenza tra i due spettri, magari poi la commenteremo nella parte finale. Comunque vedete come da una parte c'è più fluorescenza, dall'altra ce n'è meno, ma da una parte ci sono più dettagli su il 532 a differenza del verde, dello spettro in verde, e quindi quello ottenuto con il 785 dove ci sono meno segnali. Vediamo. Perfetto. Lo spettro Raman che adesso andiamo ad analizzare, quindi stesso discorso di prima. Come per l'analisi FTR, per l'analisi Raman è possibile sfruttare le librerie per andare a identificare quella che è la natura della mia microplastica. Quindi seleziono il mio spettro di interesse, in questo caso andiamo a analizzare quello ottenuto con il laser a 785 nanometri. Quindi vado su Search, seleziono le librerie di mio interesse, in questo caso Raman, clicco sulla funzione search e automaticamente il software va a identificare quella che è la microplastica. Anche in questo caso ci dice polistirene, perché era la stessa microplastica, con uno score leggermente 134, uno score più alto lo si può ottenere dal laser a 832 nanometri, perché come potete vedere con il 785 manca il segnale attorno ai 3000. Comunque l'identificazione con uno score del circa 74% abbiamo identificato anche con il Raman quella che è la mia microplastica. Quindi vedete con che semplicità il software, la macchina, switcha tra l'FTR e l'analisi Raman. Io ringrazio tutti per aver partecipato a questo webinar, spero di essere stato chiaro, di avervi spiegato quanto è facile veramente utilizzare questo strumento e il potenziale che è avere in un'unica macchina la possibilità di fare analisi FTR macro, analisi FTR con ATR in modalità macro, e oppure accedere a quella che è l'analisi in microscopia sia FTR che con la modalità Raman. Adesso lasciamo spazio a quelle che sono le vostre domande. Buongiorno, allora sono Mattia e vi leggerò da Andrea e Davide le domande che sono state poste. Quindi partiamo dalla prima domanda, che è: come posso eliminare le fluorescenze durante l'analisi micro Raman? Allora, come sappiamo, l'analisi micro Raman è la nemica, o meglio, la fluorescenza è la nemica numero uno dell'analisi micro Raman. Io tornerei indietro nelle slide, partendo come punto di partenza, dando come esempio quello che è stato detto da Davide,
Qua abbiamo due spettri. Lo spettro identificato in rosso, appunto quello eseguito col laser rosso a 532, lo spettro in verde, quello eseguito col 785. Allora, la differenza sostanziale è, come sappiamo, come ho già indicato, il laser verde è il laser appunto dedicato all'eliminazione delle fluorescenze. Il laser rosso è quello che ci permette di ottenere invece formazioni più complete dalle microplastiche. Quindi una delle vie, la via più semplice è quella di switchare direttamente sul laser verde. L'altra possibilità è nel software, attraverso le impostazioni, è possibile impostare la potenza dei laser, quindi andare a visualizzare, quindi irradiare il campione con sempre più potenze e aumentare anche il tempo di esposizione dei campioni, in quanto la fluorescenza è una, diciamo, è una peculiarità, comunque è una qualità chimica, fisica che è molto flebile, quindi se aumentiamo l'esposizione del campione, la fluorescenza l'andiamo a perdere e possiamo iniziare ad ottenere degli spettri più puliti. La differenza tra i due si vede molto con questo picco, passatemi il termine, montagna, panettone, intorno ai 2000 centimetri alla meno 1, quello è, diciamo, la forma caratteristica della fluorescenza. E quindi posso valutare usando il laser 532, cercando il giusto equilibrio per abbassare la fluorescenza, se proprio non riesco, posso passare al 785 perdendo magari qualche informazione. La procedura più corretta sarebbe quella di ottenere entrambi gli spettri in modo tale poi da eseguire una valutazione personale sull'identificazione delle microplastiche. Grazie mille Andrea per la chiarissima risposta. Ti leggo un'altra domanda che è stata fatta ed è: quali complicazioni possono derivare dalla presenza di campioni complessi nell'analisi micro-IR? Bene, allora, le complicazioni sono molteplici. La complicazione principale è magari una sovrapposizione di spettri, quindi troviamo delle plastiche che sono sovrapposte e le possiamo andare a eliminare o comunque possiamo andarle ad analizzare e fare eventualmente una sottrazione multipla, un riconoscimento, una sottrazione multipla di spettri. Un'altra delle complicazioni è appunto l'analisi IR non è abbastanza energetica per fornire informazioni da particelle più piccole, quindi in questo caso il Raman ci aiuta e possiamo switchare sull'analisi Raman e eseguire nello stesso punto la stessa analisi per quanto riguarda le particelle. Un'altra complicazione può essere l'identificazione del metodo corretto, perché la micro-IR funziona in trasmittanza, riflettanza ed è configurabile anche con un micro-ATR. Quindi trovare il giusto filtro, trovare la giusta analisi è una delle complicazioni di questa tecnica di analisi. Quindi fare un'analisi in trasmissione utilizzando un filtro dedicato alla trasmittanza si può fare, sì, però magari può creare complicanze. Oltretutto anche magari posizionare il filtro in maniera non corretta, perché molti filtri magari tendono ad incresparsi e questa increspatura sfalsa i piani ottici in modo tale da perdere il focus sul filtro. Queste, diciamo, sono le complicanze maggiori per quanto riguarda l'analisi. Perfetto, grazie mille Andrea. C'è un'altra domanda da parte dall'utente
da parte del pubblico, che ci chiedono un tuo parere, quindi o tuo o di Davide, adesso vedete chi può rispondere. Secondo voi quanto ci mette un operatore non esperto a portare in routine un'analisi delle microplastiche nelle acque? Allora, un operatore non esperto, secondo me, personalmente, non ci mette tantissimo, nel senso, come abbiamo visto, il software è molto facile da usare, cioè è forse uno dei software più user-friendly che abbiamo. E la difficoltà non sta neanche tanto nella preparativa del campione, la difficoltà sta nell'acquisire skill giusta per portare a casa il risultato. Però con un aiuto del software, cioè con un software così semplice e ovviamente con l'aiuto sia del service durante l'installazione, sia eventuali corsi che noi diamo la possibilità di valutare in fase di trattativa o comunque un supporto che può arrivare anche successivamente all'acquisto dello strumento, possiamo aiutare il cliente a portare in brevissimo tempo, possiamo aiutare il cliente ad ottenere dei risultati. Quindi detto proprio sinceramente, parlo col cuore, sono andato a vedere lo strumento di persona, quando è stata presentata la macchina, l'operatore ha fatto vedere il funzionamento, ha dato la possibilità a noi europei di utilizzare lo strumento e ho ottenuto i risultati che voi avete visto, avete visualizzato, sono stati ottenuti da un'analisi che ho eseguito personalmente e diciamo che era stata la prima volta che io avevo eseguito un'analisi micro IR Raman, quindi vi ho portato appunto il primo risultato anche in modo tale da dimostrarvi che riuscire ad acquisire degli spazi e delle informazioni è molto facile, basta uno o due sedute di un paio di ore e riuscite sinceramente a ottenere dei risultati molto vantaggiosi. Eccoci, le a tutti, abbiamo raggiunto l'ora di webinar e quindi per oggi abbiamo trattato tutti gli argomenti dell'agenda. Vi ricordo che saranno rilasciati gli attestati, saranno rilasciati il materiale, sarà poi disponibile la registrazione dell'evento sul nostro sito. Ringrazio tutti voi per la partecipazione e per qualsiasi eventuale approfondimento rimaniamo a disposizione. Ringrazio anche Andrea e Davide per la loro presentazione e auguro a tutti una buona settimana corta. Buona giornata. Grazie a tutti. Arrivederci.